Ciao a tutti e benvenuti in un mio nuovo video. Io sono Silvana di Mate per Tutti, insegnante precaria alla scuola secondaria di primo grado, insegno matematica, scienze e geometria e al secondo grado invece scienze naturali. Sono qui per rendere la matematica o lo studio un pochettino più simpatico ed è per questo che oggi ho registrato un video in cui spiego passo passo con termini banali, semplicissimi, le equazioni di secondo grado. Sono sicura che qualche collega avrebbe diverse puntualizzazioni da fare, però io questa registrazione l'ho fatta proprio sulla base dell'ABC che mi viene richiesto quando poi lavoro uno a uno con i miei ragazzi. Quindi siamo d'accordo sul fatto che magari non sono stata del tutto precisa, però ho cercato di focalizzare quello che serve per iniziare ad invogliare il ragazzo, la ragazza a svolgere un'equazione di secondo grado, a cercare di capire come si fa a cimentarsi. Non sarà ovviamente l'unico video, perché ovviamente ho parlato solo di una fetta di equazioni di secondo grado, ma ne seguiranno altri. Prima però voglio sapere se questo format vi piace, se va bene il modo in cui lo spiego, se vi trovate bene con il video, con l'audio e con tutto il resto, quindi scrivetemi sotto nei commenti, perché per me è fondamentale sapere se sto facendo e sto facendo bene, altrimenti perdo soltanto tempo. Poi per il resto, se vi va, vi invito a iscrivervi al mio canale per supportarmi e a seguirmi per non perdervi altri contenuti. Vi lascio il video e buona visione. Ciao! Cominciamo col dire che le equazioni di secondo grado sono associate alla parabola e ce le possiamo ritrovare in tre forme. Allora, la prima tipologia è la completa. Si presenterà in questo modo. Allora, è di secondo grado perché ricordatevi che il massimo grado della x è il secondo ed è completa perché c'è A, c'è B e c'è C. Colleghi, mi perdoneranno se io parlo in gergo, ma so che cosa serve ai ragazzi, almeno ai miei ragazzi perché lo sto facendo soprattutto per loro. Allora, A e B e C sono i numeri, in questo caso A è il numero che è davanti ad x quadro. B è il numero che è davanti ad x e C è il numero che non ha nessuna lettera accanto. Allora, innanzitutto mi devo ricordare che qui è sottinteso l'1. Dove non c'è un numero davanti alla lettera si sottintende l'1. Altra cosa molto importante che devo ricordarmi è che, allora, A, B e C le devo considerare comprese di segno, quindi questa è A, no? Che è più 3. Questa è B, quindi la lettera che sta davanti alla X, che è meno 1, quindi con tutto il segno. Questa è C, che è più 2. Per prima cosa, quando abbiamo una completa, andiamo a calcolare il delta o discriminante. Allora, delta è uguale a b al quadrato meno 4 che moltiplica a che moltiplica c. Allora, b al quadrato, ragazzi, ricordatevi che la nostra b è meno 1, quindi delta sarà uguale a, apro la tonda perché c'è il segno meno, quindi meno 1 al quadrato, meno 4 che moltiplica, allora la mia A è 3, quindi che moltiplica 3, che moltiplica la mia C è più 2, quindi più 2. Andiamo a vedere, meno 1 al quadrato fa, allora qui dovete pensare che il quadrato si riferisce sia al segno sia al numero. Questo significa che meno 1 al quadrato, ragazzi, lo dovete vedere così: meno 1 che moltiplica meno 1. Quindi segno per segno, numero per numero. Meno per meno fa più, 1 per 1 fa 1. Quindi meno 1 al quadrato farà 1. Poi devo fare meno 4 per 3, che sarebbe più 3, per più 2. Andiamo prima con i segni. Meno per più e meno. Meno per più e meno. Ora, 4 per 3 per 2 fa 24. Ok? Ok, allora,
Adesso devo fare questa somma algebrica. Meno 24 è più 1. Vi ricordo che per fare le somme algebriche, quando i segni sono diversi, sono discordi, si fa la sottrazione e si prende nel risultato il segno del numero più grande. Quindi meno, che è il segno del numero più grande, 24 meno 1 fa 23. Allora, abbiamo ottenuto che il delta è minore di 0. Andiamo a vedere che cosa significa. Le condizioni davanti alle quali ci possiamo ritrovare sono fondamentalmente tre per quanto riguarda il delta. Allora, innanzitutto il delta mi indica le intersezioni della parabola con l'asse delle x. Poi, quali sono i valori di delta che mi posso ritrovare? Allora, mi posso ritrovare davanti alla condizione di delta maggiore di 0, oppure di delta uguale a 0, o ancora di delta minore di 0. Allora, quando il delta sarà maggiore di 0, noi riusciremo a, vedremo poi, calcolare 2x, x1, x2. Quindi significa che la nostra equazione avrà due radici, cioè due soluzioni, cioè la nostra parabola avrà due intersezioni sull'asse delle x, una x1 ed una x2. Quando invece delta sarà uguale a 0, allora noi avremo una sola soluzione, o meglio, due soluzioni coincidenti. Quindi avremo una sola intersezione con l'asse delle x. Quando invece il delta sarà minore di 0, allora non avremo intersezioni. Ed è proprio il caso che abbiamo visto sopra. Quindi in questo caso non vado proprio avanti. Vediamo invece il caso di una completa che si può risolvere. Una cosa che ci tengo a dirvi è, mi raccomando, attenzione, l'ho messa all'inizio, ma è importantissimo, A deve essere diverso da 0, ragazzi, perché è ovvio che se A fosse uguale a 0, allora verrebbe 0 per x quadro, che annullerebbe il termine al quadrato, ok? Quindi non si tratterebbe più di un'equazione di secondo grado. Andiamo a vedere una completa che ammetterà due radici, che quindi avrà delta maggiore di 0. Allora, andiamo a calcolare il delta. Lo faccio da parte così ce lo teniamo poi dopo di promemoria. Abbiamo detto che la formula del delta è, eccola qui, b quadro meno 4ac. Allora, se siete alle prime armi, fate una cosa, scrivetevi il valore di a, di b e di c. Allora, a è più 12, b è più 1, c è meno 6. Allora, delta è b al quadrato meno 4 per a per c, quindi, allora, b al quadrato, ragazzi, è 1 al quadrato meno 4, che moltiplica la mia a, che è più 12, che moltiplica meno 6. Allora, occhio, 1 al quadrato è 1, poi prima i segni, meno per più fa meno, meno per meno fa più. Adesso facciamo questa moltiplicazione. 4 per 12 per 6, 288. Quindi il delta sarà più 289. Cosa significa? Che la nostra parabola avrà due intersezioni con l'asse delle x1 ed x2 che dobbiamo andare a calcolare. In che modo? Applicando la formula risolutiva, quindi quella del x1, 2. Vi prego, non dite x due mezzi, un mezzo, come si sente spesso. Allora, la formula è meno b più o meno radice di delta. Ecco perché lo calcoliamo prima, fratto 2 che moltiplica a. Ok, perché utilizziamo questo più e meno? Perché poi x1 prenderà il più e per x2 utilizzeremo il meno. Quindi x1 sarà meno b più radice di delta fratto 2a. X2 sarà meno b meno radice di delta fratto 2a. Allora, andiamo a vedere nello specifico. Quindi lo scrivo qui sotto. Quindi x1 sarà meno b. Allora, b è più 1, ma ho il segno meno davanti, quindi è meno 1 più radice di 289 fratto 2 che moltiplica a. E la mia a abbiamo detto essere 12. X2 invece sarà meno b, quindi meno 1, meno questa volta radice di 289 fratto 2 che moltiplica 12. Quindi
meno 1 più radice di 289 è 17, fratto 2 per 12 è 24. Vediamo quanto viene fuori. Somma algebrica, più 17 meno 1 sono discordi, quindi si prende il segno del numero più grande e i due numeri si sottraggono. 17 meno 1 fa 16 ventiquattresimi. X2 meno 1 meno 17 fratto 2 per 12 è sempre 24. Ok, adesso sono concordi, quindi il segno resta sempre quello e i due numeri si sommano. Quindi 17 più 1 fa 18, al denominatore 24esimi. Allora, adesso vediamo. Possiamo semplificare? Vi ricordo che per semplificare dobbiamo trovare il numero che può essere diviso per numeratore e per denominatore lo stesso numero. Quindi 16 è divisibile per 2, lo è anche il 24. Quindi 16 diviso 2 è 8, 24 diviso 2 è 12. Continuo ancora con il 2. 8 è divisibile per 2? Sì, lo è anche il 12. 8 diviso 2 fa 4, 12 diviso 2 fa 6. Posso ancora continuare? Sì. Perché 4 diviso 2 fa 2, 6 diviso 2 fa 3. Quindi x1 sarà 2 più 2 terzi. Proviamo a fare la stessa cosa sotto. 18 e 24 sono entrambi divisibili per 2, sì. Perché 18 diviso 2 fa 9, 24 diviso 2 fa 12. A questo punto 9 non è più divisibile per 2, ma quale divisore ha in comune con il 12? Il 3, perché 9 diviso 3 fa 3. E 12 diviso 3 fa 4, quindi x2 sarà meno, ricordatevi, molto importante, meno 3 quarti. Ok, se io volessi rappresentare questa cosa così molto velocemente su di un piano cartesiano, potrei fare in questa maniera, cioè, o meglio, su di un piano cartesiano, basta anche solo utilizzare l'asse delle x. Allora, io ho l'asse delle x, ho calcolato le mie due soluzioni, quindi piazzo prima lo 0. Questa è una quantità positiva che starà per forza a destra dello 0, quindi più 2 terzi. Questa è una quantità negativa, sta a sinistra dello 0, quindi meno 3 quarti. Ora, la parabola, voi sapete che può essere una, dico io, una cosa così o una cosa così. Cioè, nel senso, può avere concavità verso l'alto o verso il basso. Chi ce lo dice? Ce lo dice la A. Allora, quando A è maggiore di 0, la parabola ha concavità verso l'alto. Quando a è minore di 0, la parabola ha concavità verso il basso. Se andiamo ad osservare la nostra a, che era più 12, significa che è positiva, quindi è maggiore di 0, la parabola ha concavità verso l'alto. E siccome questi sono i due punti in cui la parabola interseca l'asse delle x, la nostra parabola potrà fare più o meno una cosa del genere. Spero che questo video vi sia stato utile, l'ho fatto come se lo spiegassi ad uno dei miei ragazzi. Se ci sono altre domande o suggerimenti o puntualizzazioni, vi prego di lasciarvene nei commenti. Ciao e al prossimo video!